Buonasera amici di Fanner, terza e ultima partita in programma di questa fredda sera dell'undicesima giornata di Serie A2 Lega Calcio 8. Vede scontrarsi la Taverna dei 40 e la l'AD Sport Calcio 8. Entrambe le compagini sono a quota 11 punti, ma l'AD Sport non vince da circa 5 turni. Entrambi possono andare alla conclusione. Va De Rossi con il destro, ottima la parata di Fusco che manda il pallone in calcio d'angolo. La Taverna dei 40. Adesso salta a braccia un po' troppo larghe. Cipollone con il destro e trova anche la deviazione, forse dello sfortunato Pinna che con il sinistro manda il pallone nella porta difesa da Violini. È 1-0 quindi per il D-Sport Calcio 8 al sedicesimo del primo tempo. Pallone va sui piedi di Fusco, sbaglia il disimpegno, riparte Bimbo che mette il pallone al centro e a due passi non può sbagliare il centroavanti Muccica che fa 2-0. Al sedicesimo va per De Rossi che non riesce a stoppare il pallone, poi arriva da lontanissimo il gran destro di Ruggero che fulmina Fusco, 2-1 per la Taverna dei 40 che si fa di nuovo sotto. Bortoli mette giù il pallone, prova a servire in verticale Viciani che adesso dà per De Rossi, ottima la respinta di Fusco, il pallone rimane lì, ancora Fusco, la fa sua. Adesso Bortoli prova il numero ma perde il pallone e riparte Muccica. Tu per tu col portiere, Muccica, ottima la respinta di Violini che manda il pallone in calcio d'angolo. Sinistra per il numero 6 che serve Viciani che fa secco Ferraro, ancora Viciani mette il pallone al centro e poi c'è la traversa colpita dei Rossi. Sono Viciani, adesso riconquista il pallone. Ancora Viciani allarga sulla sinistra, la conclusione, il destro che trafigge Fusco, gol del due pari al 19° minuto, l'ha siglato Bortoli. Forse troppa leziosità. Riparte adesso Muccica che salta il portiere. Muccica, gol del 3-2 per il Ladi Sport, calcio a 8 in contropiede. Muccica siga la doppietta che vale il vantaggio. Siamo a mezzo campo. Prova la conclusione dalla distanza, sempre Proietti sul primo palo, il pallone rimane là e poi Muccica fa il gol che vale il 4-2, tripletta personale per il numero 5 che chiude la partita. Triplice fischio, si chiude il match con il risultato di 4-2 in favore dell'Adi Sport Calcio 8 che torna alla vittoria. Ottima la prestazione del bomber Muccica che sigla anche una tripletta.